Ciao, come state? Vorrei innanzitutto ringraziare tutte le persone che si sono iscritte al canale YouTube ultimamente, ma anche prima. Grazie a tutti quanti, veramente. Sono molto molto contenta, molto anche sorpresa e felice di sapere che la tecnica Wild, di cui parlo molto spesso, sia anche così, piaccia così tanto. Io trovo che sia una tecnica che ha molti risvolti interessanti. Anche artistici, perché no? Anche chi ha velleità artistiche e capacità artistiche, secondo me, si può esprimere benissimo in questo modo. Chi ha un temperamento artistico si può esprimere con tutto, cioè con qualsiasi strumento, forse anche senza strumenti. Però, secondo me, è un bel mezzo ed è un metodo che, io trovo possa essere maggiormente conosciuto, debba essere maggiormente conosciuto anche da noi. Vedo che siamo in tanti, vedo che la pensiamo in tanti così. Allora, vi propongo oggi un piccolo tutorial che è una variante su come si possa avvolgere una perla briolette. Ci sono tantissimi sistemi, ognuno poi avrà proprio, ne creerà uno probabilmente. Vi propongo questa piccola variante, forse per qualcuno può essere più comoda, più semplice o più divertente di altre, quindi spero che vi piaccia. Ciao! Ecco, questa è una briolette, spero si possa vedere perché è molto piccola. È praticamente una perla a forma di goccia e ha la parte molto piccola questa effettivamente, però si dovrebbe comunque notare lo stesso che il foro sta nella parte superiore e diciamo la parte più debole, più fragile a rischio di rottura è proprio questa, quindi bisogna lavorare stando attenti a non comprimere troppo questa parte della briolette perché si potrebbe spezzare, quindi questa è una cosa. Soprattutto se lavorate con le briolette Swarovski, questa non lo è, ma le briolette Swarovski sono bellissime, però veramente molto fragili qui in alto, quindi bisogna stare attenti. Allora, userò un pezzo di filo del diametro di 0,4, che è un diametro per esperienza mia personale piuttosto, diciamo, universale, anche 0,5 secondo me va benissimo per questo tipo di lavoro, piuttosto universale, però è da valutare perché naturalmente bisogna innanzitutto considerare il foro della briolette, la grandezza del foro, il tipo di lavoro che dobbiamo fare. Il tipo di filo, c'è una serie di considerazioni quindi da fare, però io potrei consigliare lo 0,4 anche 0,5. Dunque, e la lunghezza anche qui è un po' opinabile, io ho preso circa 10 cm, forse un po' di più di filo. Allora, la prima cosa da fare è prendere il filo e con una pinza che possa fare con la quale si possa fare un angolo netto, un angolo pulito, afferro gli ultimi 3-4 cm del filo in questo modo e faccio una piega netta appunto a 90 gradi in questo modo. Vedete? Allora, con questa parte del filo afferro la briolette. Ecco qua. Ecco, ho trovato il foro finalmente. Porto la briolette a fine corsa, proprio qui, cioè alla fine di questo tratto di filo. Adesso inizio una parte abbastanza, diciamo, critica del lavoro. Dobbiamo portare questo filo corto ad essere parallelo a quest'altro filo più lungo, quindi lo dobbiamo piegare, dobbiamo fare un angolo netto. Allora, chi ha delle pinze, chi avesse delle pinze con le punte molto stili, può aiutarsi con queste pinze per fare la piega. Altrimenti io userò queste perché sono le mie solite pinze. Tante volte faccio la piega direttamente con le dita, direttamente con l'unghia. Se avete l'unghia potete farlo, cioè è un sistema come un altro. Adesso proverò con questo tipo di pinza. Allora, attenzione, attenzione a non stringere moltissimo perché la briolette si potrebbe spezzare, questo è molto importante. Quindi non bisogna avvicinarsi troppo e nello stesso tempo bisogna lasciare quel millimetro di spazio per il movimento della pinza e perché, insomma, non si rompa la punta della brioletta. Allora, arrivo fin qui, poi magari continuo con le mani per sicurezza, vedete? La brioletta è qui dentro. Allora, adesso incrocio i due fili al di sopra della brioletta. Lascio un po' di spazio, lascio un minimo di spazio perché possa lavorare anche sia per un fatto estetico, sia per lavorare poi con le pinze, avrò bisogno di lavorare in questo modo, quindi vedete, ho lasciato un po' di spazio. E adesso proseguiamo facendo l'asola, la prima asola. Se
che noi porteremo su questo tratto di filo, su quello breve, cioè formeremo l'asola qui. Allora, i due fili sono incrociati a circa, diciamo, più o meno 2-3 mm al di sopra della punta della brioletta. Adesso prendo questo filo corto, sempre utilizzando la pinza con le punte piatte all'interno, arrivo qui dove i fili si incrociano, afferro il filo corto e lo porto a 90 gradi, cioè lo porto in orizzontale verso l'esterno in questo modo. Adesso con la pinza a punte tonde formo da qui, da questo punto, proprio vicino alla curva, formo l'asola. Decido naturalmente prima di che grandezza debba essere l'asola e formo l'asola in questo modo. Porto il filo da questo lato, poi devo per forza uscire, riafferrare l'asola e chiuderla in pratica e fare un giro completo con il filo. Ci troviamo a questo punto. Vedete? Con l'asola formata. Allora, adesso consideriamo sempre questo filo più corto, che è troppo lungo comunque per servire. Lo accorciamo più o meno all'altezza del foro, della punta della brioletta all'incirca. Adesso vedrete per quale motivo, ma dobbiamo accorciarlo perché va nascosto. Va inglobato nel filo che avvolgeremo. Allora ho accorciato e adesso posso cominciare ad avvolgere questa parte del filo attorno alla briolette. In che modo? Così. Allora io utilizzerò queste pinze. Se non le avete, utilizzate delle normali pinze tonde. Afferro la briolette vicino alla punta, ma attenzione perché potrebbe anche rompersi, quindi non troppo vicino alla punta. In questa maniera, nella parte comunque inferiore di questa specie di otto che ho formato, e chiudo l'asola facendo un paio di giri con il filo, ecco, un paio di giri, così sono sufficienti. Adesso, sempre con queste pinze, afferro però questa volta dall'alto, vedete, ho girato dall'alto perché devo poter continuare e andare verso la parte, verso la perla. Quindi ho girato semplicemente questa specie di otto rovesciato e continuo ad avvolgere fino ad inglobare il tratto di filo, poi spero si possa vedere, vi potete mettere anche in questo modo per lavorare se è più pratico e potete continuare, potreste finire qui per esempio a questo punto oppure continuare ad inglobare un pezzettino, giusto un pezzettino della perla, nascondere proprio l'inizio della perla in questo modo come ho fatto io in questo caso, vedete? Allora adesso ho portato a termine il lavoro, ho usato tutto il filo, accorcio se è il caso di accorciare, dopodiché posso nascondere questo tratto di filo in questo modo. Leggermente, in questa maniera, senza schiacciare troppo, se no si deforma tutta la brioletta che avete fatto, tutto cioè il filo avvolto si deforma, la forma che avete creato. Allora siamo a questo punto, se c'è bisogno di centrare, come al solito, se c'è bisogno di centrare l'asola lo fate, va bene, però la brioletta è finita, eccola qui. Spero vi piaccia. Ciao!